Allora, buonasera a tutti. Questo è un po' un esperimento, anzi, chiamiamolo anche un ripiegamento rispetto a quali erano le intenzioni iniziali. E adesso tento di spiegarvi il tutto. Mi era venuta l'idea, un po' sulla scia di quello che si vede in giro in questo periodo, che tutti stanno facendo dirette sui vari social, mi era venuta l'idea di farne una anche a me. Ho fatto dei tentativi, ma sono tutti miseramente falliti, nel senso che non ho un'attrezzatura decorosa per fare una diretta, perché a livello audio, adesso come adesso sto registrando una piccola telecamerina che ha un discreto microfono, però integrato, quindi insomma, niente di che. Potrei avere. E comunque questa è una cosa a sé stante, non mi consentiva questa telecamerina di fare una diretta, non si collega a internet evidentemente. Avrei potuto collegare l'impianto mixer, quello che uso a volte per suonare, al computer, ottenere una discreta qualità audio, però col computer c'ho una pessima qualità video perché la webcam è quella integrata nel portatile, fa veramente schifo. Si ottiene un discreto video col cellulare, insomma, niente di che, però insomma, molto meglio diciamo rispetto alla webcam del computer, però c'ho l'audio pessimo. Ho provato con un microfonino da attaccare al cellulare di quelli, sai, che si mettono a cimice, però non funziona, cioè la voce magari la prende bene, però la chitarra gli arriva male, allora ho provato a spostarla, insomma, era sempre una schifezza. E allora ho detto, vabbè, la diretta non la faccio. Però volevo fare questo video che sia un po' tipo la diretta, no? Quindi, perché l'idea qual era? Nella diretta mi sarebbe piaciuto provare a fare in diretta, così come viene viene, a buona la prima, tutto la buona novella di Fabrizio De André. Tutta senza però l'ultimo pezzo, Laudate Omine, che effettivamente quello lì farlo da solo, chitarra e voce, insomma, non ho neanche mai provato, no, non saprei come affrontarlo. Quindi, diciamo, dall'infanzia di Maria fino al testamento di Tito, tutto. E così volevo fare questo tentativo. Allora, a questo punto ho deciso di fare una registrazione. Come se però fosse una diretta, quindi io parto dall'inizio, appena finisco questa piccola presentazione partirò e faccio tutti i pezzi uno dietro l'altro, se faccio errori amen, li farò sicuramente, no se, perché succederà senz'altro, come se fosse una mini esibizione dal vivo. Dice perché lo fai? Non lo so, così per ingannare il tempo in queste serate di quarantena. Però ripensandoci bene, io la registrazione la faccio tutta insieme, però poi spezzetterò il video in più pezzi, quindi ogni traccia sarà un video, che tutta avrà origine dallo stesso video fatto uno dietro l'altro. Mi sembra meglio, poi così poi su YouTube ci saranno tutti i vari pezzi, ammesso che arrivi in fondo a tutto ciò e che magari non mi inceppi a mezzo. E quindi ci sarà il primo video e sarà questa introduzione, e poi dopo passerà al secondo, l'infanzia di Maria, eccetera. E magari nelle descrizioni dei video metterò il link alla playlist dove saranno inclusi tutti questi video della Buona Novella. E quindi bando alle ciance, io sono con la mia chitarrina, chitarra, questa è una Yamaha al manico tipo classica, però una folk alle corde in acciaio. Avrei potuto farlo anche con la classica, però poi ci sono dei pezzi un po' più ritmati e forse rendono meglio con questa. Boh, vediamo. Niente, allora io parto e buona visione a chi la vorrà vedere, ovviamente, chi non la vuol vedere.